centro. Ecco, 30 secondi. 30 secondi. Perché il treno passa una volta solo. Sinceramente a 31 anni sono arrivato nel pieno della maturità e voglio giocarmi questa chance perché comunque Napoli sappiamo è una società molto più ambiziosa che pensa al futuro e comunque ormai non è ormai è una realtà, nel senso che ormai punta ad altri palcoscenici, quindi mi sono venuto a giocare questa chance perché un domani a mio figlio posso raccontare che si è potuto andare in Champions. Senti, solo una curiosità, 4 anni dopo l'ultima volta, e cos'è, qual è la cosa che ti ha fatto più effetto, che hai visto più cambiata? Ma sicuramente una società comunque più organizzata, perché comunque il Napoli in questi 2-3 anni ha fatto cose straordinarie, ha messo su una squadra di ottimi giocatori, di qualità, una squadra che ormai gioca a memoria, una squadra che ha un'identità di gioco e vedo un gruppo importante di bravi ragazzi che ogni giorno si allenano per migliorare e io cercherò di dare il mio contributo. Io per questo sono qua, per allenarmi, per stare sempre presente, per che non succeda più, sino che sempre dare il massimo in ogni partita e cominciare a fare quello che ho fatto nei primi 2 anni a Udine. Con questi due acquisti abbiamo solo l'incognita difesa dovuta appunto alle squalifiche che tutti conosciamo, ma una volta si dovessero risolvere queste problematiche la squadra è più che a posto, quindi è ovvio che siamo in attesa sia dal punto di vista del mercato ma soprattutto dal punto di vista anche dell'aspettativa nella classifica e soprattutto nel rispetto a due professionisti esemplari e due ragazzi splendidi come Gianluca e Paolo che insomma, prima di tutto dal punto di vista umano oggi sono quelli che stanno pagando ingiustamente. Per me è molto importante quando è arrivato qua tanto Zuliga come Isler, tanto l'altro compagno quando è arrivato mi ha dimostrato questa felicità, no? Essa allegria e questo per me è un orgoglio perché non è facile arrivare a un gruppo prima volta e tutti i compagni ti aspettano con questa felicità, questo mi ha dato a me fiducia, mi ha dato a me voglia di essere sempre il meglio. Lui ha detto che se fa un gol me lo baila, no? Il motorino, e questo l'abbiamo fatto perché per me un gol è un'allegria più estera. Ciro.